costruttivismo è un movimento o ideologia sviluppatosi nel quadro dell'arte astratta. È tipicamente caratterizzato dall'uso di materiali industriali come vetro, plastica e metalli di scarto. Ma il significato del termine varia a seconda del contesto, motivo per cui molti critici preferiscono distinguere tra costruttivismo sovietico ed europeo, ovvero una separazione tra il movimento originale e il più diffuso seguito. Il padre del costruttivismo fu Vladimir Tatlin, che visitò Parigi nel 1914 e al suo ritorno in Russia cominciò a eseguire le costruzioni a rilievo usando materiali quali fogli metallici, legno e cavi. Dai rilievi Tatlin passò a sculture più piccole e diversi altri artisti, tra cui Alexandre Rodchenko, crearono opere simili negli anni immediatamente successivi alla rivoluzione del 1917. I fratelli Naum Gabo e Anton Pevsner, che abbandonarono la Russia negli anni 20, favorirono la diffusione del movimento, credendo che l'arte potesse migliorare la società attraverso una crescita spirituale. Anche Moholy Nagy fu molto importante nel diffondere il costruttivismo tramite le sue lezioni al Bauhaus. Questo movimento ebbe origine intorno al 1914 e fu dominante fino a qualche anno dopo la rivoluzione del 1917. Nell'Europa occidentale fiorì intorno agli anni 20 ed ebbe importante influenza su un gran numero di artisti. Il costruttivismo ebbe origine in Russia, ma la sua influenza si estese in tutta Europa. Si parla anche di costruttivismo internazionale, che diffuse gli ideali di questo movimento in molti paesi, tra cui l'Inghilterra. La rivoluzione in Russia creò un clima di entusiasmo e fermento per la costruzione di una società migliore, con l'avvento della meccanica come forza liberatrice, e in questo clima l'idea di riutilizzare materiali industriali sembrò naturale. Inizialmente il costruttivismo sovietico era una cosa sola con i valori politici e lo zelo rivoluzionario per l'arte socialmente utile e portò molti artisti sovietici a pensare che la bella arte tradizionale fosse morta. In questo modo un termine inizialmente applicato ai soli lavori di Tatlin si estese all'intero campo delle arti visive e applicate. E già intorno al 1925 la parola costruttivismo era applicabile all'arredamento, al tessile, alle porcellane e fino alle scenografie teatrali. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Artesplorando!